Lo riconoscete? Questo bel cuccioletto? Avete capito chi è? Aesop, il cucciolo di Acqua e Sapone, quello che per prenderlo ci è voluta la gabbia trappola. Adesso il piccolino è in stallo casalingo, guardate, già va a guinzaglio, e c'è questa cagnolina di famiglia, Gioia, che lo aiuta a non avere paura delle situazioni, della casa, delle persone. C'è da dire però che il piccolo Sop ha imparato presto che le persone sono amiche, quindi non è traumatizzato, è solo poco poco timoroso, pochino, perché comunque, ecco, non è stato trattato bene. Se l'hanno abbandonato in quel modo, in quel posto, lo hanno fatto spaventare sicuramente un pochettino. Non ha avuto bellissime esperienze, però ha dimostrato di avere le capacità per superare, per dimenticare. Ecco, e grazie alla famiglia che lo ospita, adesso solo cose belle. Calduccio, coccole, pappa e anche una mamma cane adottiva, che è molto importante. Sop non è proprio piccolino piccolino di età, ha 3 mesi e mezzo, è vero Sop? Ha 3 mesi e mezzo, quindi ecco, spero che sia stato i primi 60 giorni con una mamma. Se non c'è stato, adesso c'è Gioia che lo aiuterà. Dunque, Sop per strada non ci tornerà mai più. Ora spero, ecco, possa continuare questo stallo casalingo, ma non è infinito, quindi vogliamo che presto una famiglia si faccia avanti, tanto lui il primo vaccino ce l'ha, poi farà il secondo e poi sarà prontissimo per andare in adozione. Ecco, diciamo che ormai è al sicuro, è in una botte di ferro, non soffrirà più, potrà solo imparare tante cose belle prima di andare in adozione. Ecco, allora, cosa dobbiamo dire di Sop? Che è proprio un volpino, un volpinetto, zampette corte. Quanto diventa da grande? Io penso non più di 10 kg. Ecco, guardatelo. Cosa hai trovato? Un tappo? Cos'è Sop? Un tappo di sughero hai trovato? Guardate quanto è socievole e affettuoso. È bellissimo, proprio un bel cane da adottare, un bel cucciolo. Taglia piccola, ma non toy, non piccolissima. Questa cagnolina è una taglia piccola. Lui magari, che ne so, essendo maschio potrebbe, che ne so, diventare anche più lungo. La vedete la sua corporatura com'è? Tipo quella del bassotto. Io dico i cani hot dog, sono questi qui. I cani hot dog. Ma sarà stupendo, il suo pelo migliorerà perché comunque viene dall'immondizia lui. Il pelo era bruttissimo, adesso sta crescendo e diventerà sempre più vaporoso. Poi comunque è ancora il pelo del cucciolo. Fate un pensiero per lui, perché non capitano spesso in adozione i cani di taglia piccola, abbandonano sempre quelli di taglia media e grande. Per le taglie piccole c'è sempre una lista di attesa, quindi fatevi avanti, altrimenti poi quando mi chiedete un cane di taglia piccola vi devo dire che non ce ne sono più. Noi non è che li cerchiamo i cani di taglia piccola, è che li abbandonano, raramente rispetto al cane di taglia media e grande, però li abbandonano. Ma siamo contenti che c'è chi li vuole, ma deve essere una bella famiglia che ama veramente i cani, ecco, non che vuole il giocattolino per i bambini, anche se questo sembra un bambolotto, si vuol togliere il collare, però ha imparato bene. Beh, basta Sop adesso, che dobbiamo dire più di te? Niente, solo buona fortuna a te e alla famiglia che ti vorrà. Ciao piccolino, ciao!